La formula che abbiamo chiamato di Faraday esprime la forza magnetica subita da questo tratto di filo lungo L, che è disposto perpendicolarmente al campo B. Quindi questo prodotto vettoriale si semplifica, in quanto il seno di 90 gradi fa 1. Quindi questa forza magnetica diventa semplicemente la sua intensità ILB, cioè la corrente I piccola che passa in questo tratto di filo, la lunghezza 1, 2, 3 cm, e questo campo B del solenoide. Campo B che si calcola con la formula del solenoide, cioè mi0 ni, n piccolo è la densità di spire del solenoide, cioè quante spire ci stanno per unità di lunghezza. Per esempio 1000 spire diviso 17 cm. Sostituendo l'espressione del campo B del solenoide qua dentro, nella forza di Lorentz, troviamo questa formula finale. Abbiamo detto che la lunghezza del solenoide L0 è fissa e è 17 cm. Invece, le altre quattro grandezze fisiche sono variabili, cioè si può variare la corrente I nella bilancia, la corrente I grande nel solenoide, si può variare il numero delle spire arrivando fino a 1000 e si può variare la lunghezza di questo tratto, 1, 2 o 3 cm. Questo dunque è il primo obiettivo didattico dell'esperimento, cioè verificare che la forza magnetica è direttamente proporzionale a ciascuno di questi quattro parametri variabili. Per esempio, si bloccano L, N e I grande, si fa variare I piccolo nella prima parte dell'esperimento. Nella seconda parte dell'esperimento invece si fa variare solo L e così via. Quindi l'esperimento si può dividere in quattro parti. In ciascuna si mantengono costanti tre di queste grandezze fisiche e si fa variare la quarta. Il secondo obiettivo didattico è misurare la permeabilità magnetica del vuoto o dell'aria, che tanto alla fine è praticamente uguale. Infatti, ricavando la permeabilità magnetica da questa formula, si ottiene la formula inversa. E si possono sfruttare tutte le misure effettuate prima, al variare di tutti e quattro questi parametri, per misurare ogni volta mi0, in corrispondenza di ciascuna delle combinazioni già utilizzate nelle quattro serie precedenti.